Ora sono senza auto, più o meno. Ho deciso di darla via perché nei prossimi giorni mi consegnano una nuova auto. Ma non vi dico ancora quale. Ma a chi la regalo? A Veronica, la mia ragazza. E pensate un po', lei non sa assolutamente nulla di tutta questa storia, perché fingeremo di andare a vedere una Tesla in vendita, che però si trova a Padova. Io sono di Udine, quindi ci sarà un bel po' di strada da fare. Ma vi spiego man mano durante il video che cosa è successo. Perché le regalo la Tesla? Beh, non solamente perché le voglio tanto bene, ma anche per un motivo più importante. Lei è molto affezionata alla sua Punto, tant'è che al pensiero di cambiarla le viene addirittura da piangere. D'altronde è comprensibile, ad una certa ci si affeziona al proprio veicolo. Non lo so, a qualcuno di voi è mai capitato di rimandare l'acquisto di una nuova auto perché vi eravate affezionati troppo a quella che avete avuto fino adesso? Ai. Che schifo! Aspetta, poi qua questo finestrino non va. No, non succede niente. Poi non c'è l'airbag. Che schifo! Quindi sai dove andiamo adesso? Mm. A vedere una... No! Una Tesla! Che senso? Ma attenzione, ora è il momento che vi spieghi il piano. Iniziamo quindi dall'inizio. Sono le 9 del mattino, ora ho preso l'auto e sono partito per andare a Padova con la Tesla. Con me è venuta anche mia mamma, che mi ha seguito con la sua auto, e poi, consegnata la Tesla, saremmo risaliti verso Udine insieme. Naturalmente vi starete chiedendo perché proprio a Padova. Beh, i motivi sono svariati, cioè dover depistare e confondere Veronica sicuramente, così da non farla insospettire, ma anche perché a Padova c'è un mio amico che lei non conosce e che ci aspetta, e per di più lui lavora in Tesla e si fingerà il venditore, così ovviamente da aumentare la credibilità a livelli stellari. Ora invece, quali sono le problematiche? Troppe. Ma ho un piano. Innanzitutto, per non farle riconoscere l'auto, ho comprato qualche accessorio stupido, come questo sticker baby on board e questo coprivolante e quell'arbre magique lì. Quindi tecnicamente per ingannare l'olfatto e ovviamente la vista. Per di più devo anche ricordarmi di cancellare tutto dal software. Dobbiamo però trovare un modo di nascondere questa targa, perché sennò è la prima cosa che scopre. Cioè ragazzi, non avete idea di che cosa abbiamo dovuto fare per pulire i peli di Charlie, che povero Charlie, lascia quei pelettini così piccoli che si incastrano dentro un macello. Ciao Tesla, ci vediamo domani con il mega scherzo. Il secondo problema era quello di dare una spiegazione valida al fatto che sono senza auto e dovevamo in qualche modo arrivare a Padova, e quindi doveva accompagnarmi lei. A questo punto ho pensato di raccontarle che l'auto è dal meccanico per un problema che abbiamo scoperto dopo aver fatto il cambio gomme proprio il giorno prima. E infatti era una scusa validissima, anche perché effettivamente il problema c'è davvero dopo il video che abbiamo fatto driftando nella neve. Wow, oddio. Quindi ho detto a Veronica di svegliarsi presto la mattina e di andare a Padova. Perché? Perché avevo visto appunto una nuova Tesla per lei. Oh mio Dio, eccoci qua. Sono preoccupata, più che altro. Perché sei preoccupata? Non lo so. Allora, tanto spegniamo sta macchina qua, eccoci qui, e via, e parapapapà, e ta ta ta. Sono con lui. Ciao. Come stai? Bene, tu? Ciao, piacere. Ciao, Matteo. Veronica. Eccoci qua, io devo farti vedere, sì, la performance. Sì, però sì. Andiamo, che te la faccio vedere, ce l'ho di là, faccio. Va bene. Fare due passi a piedi. Grazie. Hai sentito la performance? Sì. È come se l'aveste già comprata. Perché direttamente la consegna. Vediamola un po'. Questa? Questa qua. Ma sembra la tua, uguale. Sembra, sì. Perché è bianca uguale, stessi ceppi. Ti faccio ceppi. Salire intanto. Ecco, fai come fosse tua, vai. È come la tua. È come, sì, alla fine non è che sia un modello diverso, eh. Tutte simili. C'è un cagnolino anche qua. Quanti chilometri ha? Allora, andiamo subito a vedere. Allora, questa bellissima auto non ha chilometri, bellissima, non ha chilometri, non ha chilometri, è nuova. Wow, è come nuova. Stai chiedermi in 6 anni che lavoro in Tesla prima che non mi segnala quanti chilometri, chilometraggio. Perfetto, dobbiamo ancora farla preparare. Oddio, a tutto. Cioè, no, caspita, pure, non pure so se hai qualche, del se hai qualche domanda. Chiaramente la boombox, tutto.
quindi è quella nuova. Esatto. Come mai la vende? Vabbè, questa l'hai già venduta. Questo ha già comprato una. Ha già comprato una Y. Ha preso semplicemente la 3 performance, ha preso una Y performance. Mm-hmm. Quindi ce l'ha lasciata giù. Fatalità è l'unica performance che abbiamo. Tutta che poi non è in leasing, no? Questa ve l'ha data, questa ci ha venduto, l'aveva comprata a cash e l'ha comprata a cash. Quindi non c'è il subentro di leasing. Assolutamente nulla. Okay. Mm-hmm. Ok. Se avete domande sono qua. Grazie. Fare una chiamata a un collega. Sì, sì, grazie. Grazie. Niente, figurati. A parte lo schermo che non so, secondo me si pulisce. Sì, non sì, so no, con è cosa. Sporco, è sporco, panno, dici. Sì, sì. Unto, tipo. E poi quel coprivolante orribile che toglierei subito. Però che dici? Bellina, sì. Non so. Sono cioè pronta. La macchina la conosci già, no? Sì. Quindi per quello. Cagnolino, sì. È proprio uguale. Sono tutti uguali i cani. Tutti uguali, si mangiano tutte le parti di. Cioè guarda, è graffiato anche qua, sì. Ma non c'ho solamente il cagnolino, c'è anche un bambino, mi sa, perché c'è scritto, cioè lì c'è lo sticker. Baby on board. Boh, vediamola un po' in giro. Prova ad aprire il bagagliaio davanti, dietro. Si può? Sì, sì, vai, vai. Un po' più pulita della mia però, eh. Un po'. Qua si apre. Ah! Come ti viene? Visto che già la conosci, ti lascio fare da cicerone, no? Grazie, grazie. Le cose sì. Più nel dettaglio. Siamo qua. E Gia è anche questa come la tua. Allora lo stesso anno. È sempre Gia anche questa. Guarda. Sì. Ah, c'era un letto qui. Va bene. C'è qualcosa che ti lascia perplessa? Non lo so, vediamola, sembra perplessa. Vediamo perplessa. Vediamo perplessa. Devo essere pronta a cambiare macchina più che altro. La prima questa macchina. Ma insomma dai, cioè, non è mica una Panda? Sì, appunto, guarda cosa stai passando e ti lamenti. La prendiamo, che dici? Non lo so, devo pensarci. Ma sì, dai, la prendiamo, la prendiamo. Non ci devo pensare. No, 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 la prendiamo, dai. Non ci devo pensare. Io lo vedo convinto per cui. Sì, sì, no, no. Io lo vedo convinto, io non ci andrei. La prendiamo, basta. Cioè, devo, quanto devi pensarci? Cioè, è inutile, questa è un'opportunità. Dai, la prendo io, dai. La prendo io e poi vediamo. Così ne hai due poi. Così ne ho due e... Però una la usi tu. Però... Dobbiamo fare una sfida allora. Se la vuoi gratis, te la devi guadagnare. No, no, gratis no. Se la vuoi gratis, te la devi guadagnare. Facciamo così? No. Sei così poco convinta. Guarda bene la macchina. Appunto, lo so. Cosa sai? Che è una Tesla. Sì, che è una Tesla, sì. Ma a parte questo? Ma sono una tua. Fai come fosse tua. È come la tua. È come la tua. Cagnolino, sì. È proprio uguale. Sono tutti uguali i cani, eh. Ma è la tua? È la mia Tesla. Organizziamo anche le sorprese in Tesla. È la mia, cioè, tutta questa cosa, hai guardato tutto, anche i graffi di Charlie. Non te ne hai accorto. Tu lo sapevi? Oddio. Ma scusa, ma c'è un profumo diverso. L'ho fatto apposta, scusa. Ti pare che uno la vende con quel coprivolante lì? Guarda che schifezza che fa. Grazie. Niente, figurati. Se avete bisogno di qualcosa seriamente, sono qua io. Insomma, hai il numero, mandi un messaggio. Grazie, e tutto. Grazie. Fa tutto lui, io. Però questa è veramente la tua chiave. Ma io ci avevo già la chiave sul telefono. Sì, ma adesso è la tua vera chiave. Adesso hai la tessera. Adesso hai la tessera vera e propria. Adesso se ti chiudi fuori sai come entrare. Se ti si scarica il telefono sai come entrare. Grazie. Sì, sì, non sta ragionando. Adesso non mi sto fidando. Sì, con qualche giorno, ci vuole qualche giorno, ci vuole qualche giorno. Deve processare ancora la situazione. Bene, vado a vendere macchine veramente io. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
in bocca al lupo e per qualsiasi cosa ci scrivi. Ciao. Hai capito? No. È tua adesso. Perché mia? Perché non hai una macchina tu buona e te la sto regalando. Ma come la stai regalando? È tua. È la mia, ma adesso diventa tua. E tu ti prendi la mia? Io, come ho già detto nel video, prendo una macchina nuova. Quindi ma questa... già adesso è il momento di prendere la macchina nuova. Già adesso il momento. Nuova. Me la consegnano venerdì. Quindi questa va a te ufficialmente. Quindi adesso hai la tessera, la chiave e userai sempre questa. Che fai? Ti metti a piangere? Perché no? No, non piangere. Perché piangi? Dai! È una cosa bella! Sì! Ma davvero poi ti fidi a lasciarmela? Certo che mi fido a lasciartela! Grazie! Dai, non piangere! Party popper! Per questo serviva! Sì, che piccolo e che schifoso che è! Il segnettino lì, le cose di Charlie. Ah, avrei potuto guardare. Eh sì, non l'avevi visto, però. Però, se vuoi riceverla gratis, come adesso stai. No. Devi guadagnartela. La sfida è di vivere 7 giorni dentro la Tesla. A partire da adesso. Se esci, hai perso! Già passati 7 giorni! Non sono passati, ma non lo facciamo adesso! Ma se ragazzi arriviamo a 7000 like sotto questo video, allora Veronica dovrà fare davvero la sfida per guadagnarsi la Tesla. Quindi mi raccomando, lasciate un like qua sotto. Sei pronta? Una settimana è tanto, però gratis. Che fai, sei contenta? Sono preoccupata. Perché sei preoccupata? Che non lo so. Hai paura di romperla? Sì. Allora, non fa niente se la rompi, se tutto si aggiusta, Dentro non puoi romperla. La carrozzeria si aggiusta tranquillamente. E l'unica... la mia macchinina, però. La tua macchinina rimane a te, mica l'ho venduta. E beh, ci mancherebbe, scusa mia. Ecco, punto. Bene, allora, prima cosa direi rimuoviamo sto coso terribile dal volante. Oh, non ce la facevo proprio a vederla così. Oddio, hai girato tantissimo. Non fa niente. Adesso dobbiamo fare il setup della macchina. Intanto mettiamo la tua chiave sul telefono. Ah. Così puoi guidarla col telefono d'ora in poi sempre.